start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Sea of Stars e ringrazio lo sviluppatore per avermi permesso di fare questo video. Sarà un video breve, non andremo a snocciolare questo titolo perché credo sia uno dei JRPG più famosi di questo periodo, che ha avuto il maggior successo. Se ne parla tanto, il gioco dura un po' ed è in inglese purtroppo, ma io credo che un domani potrebbe essere tradotto, magari non ufficialmente, ma visto l'impatto che ha avuto sui videogiocatori, questo ha una buona possibilità di essere tradotto un domani. È un gioco di ruolo a turni, quindi di stile più orientale, con una grafica pixelosa molto carina ed è uno dei giochi più interessanti dell'ultimo periodo. Vediamo l'inizio, lo vediamo insieme, vediamo a livello grafico. Questo è la... vedete inglese, giapponese, polacco, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, tutte le lingue orientali ma non l'italiano, magari un domani, come vi ho detto. Pixel perfect, che non so cosa sia, ma facciamo così, lo giochiamo pixeloso così normale e vediamo, c'è tutta una storia, vediamo anche il livello dell'inglese insomma. Sea of Stars ha due personaggi principali, selezionane uno che condurrai nel party. Che non condurrà, ma che guiderà il party. Facciamo Zail. Potrebbe essere un qualcosa di simile a quello che si realizza in RPG Maker, ma fatto mille volte meglio. Benvenuto al grande archivio, avventuriero. Suppongo che la curiosità ti abbia portato qui. Un tratto importante, per esserne sicuri, a dire il vero. Sono l'archivista, un immortale che si dedica alle vie dell'alchimia. Belline, le animazioni sono carine, ma forse tu lo sapevi già? Dopo aver speso millenni a catalogare i molti eventi delle infinite linee temporali, ho deciso di ritornare qui per to mull over, non so cosa voglio dire, per magari fare un riassunto di tutto quello che ho visto. Ok, sembra che il mio... Sì, praticamente sto cercando di capire quello che io stavo veramente cercando. C'è una storia speciale che vorrei rivisitare. Una che si meriterebbe un testimone. E il mistero del tempo ha avuto un'alterazione. Credo che un raggio di speranza che è stato fatto... Sì, allora dico adesso sto andando veloce, ma non è complicatissimo in inglese, insomma. Poi c'è chi diceva che di giocarlo con Google Lens lì sul telefono, per puntando lo schermo lui traduce in automatico, e giustamente qualcuno gli rispondeva: ma è un narratore di Maroni, ha migliaia di righe di testo. Vabbè, in pratica lui ci sta dicendo: voglio portarti a vedere una storia, una di quelle che aveva che meritava la mia attenzione, insomma, e quindi cammina con me questa notte, esploreremo un'avventura di... cioè una storia di alta avventura, insomma. Di magia, deceit, mi sfugge. Sono tanti termini che poi una volta che ve li studiate, insomma, capite che cosa vuol dire. Amicizia e domande. E meraviglia, scusa. Ma per lo più una storia di gesta eroiche. Va bene. Andiamo avanti, dai, saltiamo questo inizio. È carina, cioè prende il libro, cioè per essere una pixel grafica è veramente incredibile. Vediamo che cosa troviamo qui. Ah, sì. La nostra storia comincia in un mondo visitato dal Flashmancer, dal priore... Ok, causando molto tumulto e lasciando un marchio... Ok.
che è stato pienamente pulito. Da qualche parte, sulla Evermist Island, due coraggiosi ragazzi del Solstice, del Solstizio, hanno incontrato uno spirito immortale per diventare... Vabbè, adesso io salto un po' per poter andare avanti e vedere anche il sistema di combattimento. Perché poi ci sarà la mappa di gioco e poi la mappa caricata dove ci muoveremo e interagiremo anche con l'ambiente. Mountain Trail, questa è una grafica è bellina, veramente bellina. Bene, siamo arrivati al percorso di montagna. Fino adesso tutto bene. Quindi, il vecchio mistico vive da qualche parte qui, eh? Pensi che sia un altro test? Potrebbe essere, sono sicuro che è meglio che star seduti all'accademia e fare cucito. Beh, credo, sono contenta che sia finita. Va bene. Sì, fanno battute tra di loro sul senso delle loro lezioni e missioni. E il sole sorgerà presto, dovremmo prepararci e settare un campo. O tramonterà, adesso non l'ho visto. Vabbè, andiamo avanti. E lei va avanti. È tempo per un po' di esplorazione. Oddio. E inizia il combattimento. Abbiamo le skill, che non abbiamo ancora, abbiamo gli item o l'attacco. Sappiamo che è vulnerabile al nostro tipo di attacco base. Adesso ci attacca, ci fa 12 danni. Abbiamo i punti magia in basso a sinistra. Ok. È un po' sullo stile Octopath Traveler, però un po' meno 2D, insomma. Brugraves non stava scherzando. Ok. Va bene, dai, adesso ci muoveremo in giro con le frecce o con WSD. Spazio per climb, per arrampicarsi. Poi si potrà interagire con gli elementi bellino, il fatto che qua c'è la montagna che sporge. Va bene, comunque andiamo avanti. Vediamo. Ci arrampichiamo. Con outplay, vediamo. Combat, versal, survival. Perché poi ci sono punti di salvataggio, i camping, è un'azione gratuita che possiamo, dove possiamo cucinare e riposare per ripristinare i punti della vita. Possiamo cucinare, quindi preparare e craftare le cose, curarci usando le abilità dei personaggi, possiamo pescare, che poi ci servirà per fare i cibi, immagino. Si lancia la lenza, si avvolge col mulinello, e si cattura il pesce. Queste sono le basi di sopravvivenza del gioco. Lì c'è un mostro che sta per scendere verso di noi, immagino. Infatti sta arrivando qui. Iniziamo il combattimento. Non abbiamo ancora skill. E quindi non ci resta che combattere normalmente. Perché poi io credo che ci siano... E qua ci sta dicendo le sue debolezze. Ma poi il combattimento sarà anche questione di tempismo, non è un semplice cliccare, ma è anche un agire a tempo. Lanciamo una sorta di palla di fuoco. Tieni premuto spazio per la potenza. Ok. Zale, hai trovato qualcosa? È arrivato di là. Solo un vicolo cieco. Come va a te? Niente da degno di nota, ma la via per la cima della montagna è qui. Va bene, sarò... Ok, arrivo lì. Cosa faccio qua? Premi spazio per srotolare la scala, ok. E usiamo la scala. Ok, ah, torniamo direttamente qua. Ok, saltiamo giù e andiamo dall'altra parte. Picchiamo di qua arriverà sicuramente un altro combattimento, immagino, perché c'è una garotta, sicuramente c'è già passato anche lei, quindi
ci sono i mostri sulla mappa come Dragon Quest. Devo farla quando è più grande possibile, così. Boom. Abbiamo consumato tutti i punti magia, che a quanto visto, in teoria dovrebbero rigenerarsi col combattimento dopo. Però vediamo, qua si salta. Perché non salta di là? Ah sì? Questione di posizionamento. E sta per arrivare qualcuno. Ok, abbiamo il camp. No, allora sta tramontando. The sunset, sì. Sì, tramonto, sunset, è vero. Ma questo non batte la tua faccia quando hai fatto la tua prima tentativa a lanciare una sambo? Posso ancora sentire il capomastro gloating? Deglutire? Va bene. Cosa stanno facendo i... Marshmallow? Va bene. Sì, comunque poi di questo gioco veramente ne parlano bene tutti. E sarebbe da approfondire già, forse... Tradotto sarebbe un po' più semplice. Ma la maggior parte dei giochi interessanti come questo non vengono tradotti. E io confido col fatto che questo, dato che ha avuto un successo strepitoso, magari qualcuno lo farà. 10 anni fa nel villaggio di Mooncradle. Ah, ok. Andiamo indietro nel tempo e vediamo cosa è successo ai tempi. La mia arma sarà qualcosa che colpirà veramente forte. E io ne prenderò una molto veloce. Saremo inarrestabili. Immagina tutte le meraviglie che troveremo quando lasceremo la Evermist Island. Voglio vedere il dormiente, The Sleeper. Gothic, mi viene in mente. Gothic 1. Non avete mai sentito dello Sleeper? Le storie dicono che sia un serpente gigante che stia dormendo sulla montagna, intorno alla montagna, prima che iniziassero i racconti dei viaggiatori. No, sicuro. Ed è anche super pericoloso. Ma non preoccupatevi, non può svegliarsi. Perché no? Apparentemente ci sono delle buche nella montagna e il vento soffia attraverso esse e suonano una melodia che lo tiene addormentato. Wow! Voglio vederlo! È la campana. E Alina e Brugels sono tornati. Presto, torniamo all'accademia. Ci vuol far provare uno stile di combattimento. Qua possiamo salvare la partita? Sì, molto old style questo tipo di... Qua non si può fare niente, quindi andiamo, vamos. Ah, era tutto qui. Ehi! State ancora giocando in quella caverna là sotto? Ma qua? Non è qui che dobbiamo andare? No, dobbiamo salire di là. Giustamente il mondo non finisce qua. Grafica carina, musica altrettanto. Qui c'è un altro, sarà un villager, sì. Spero non vi siate messi nei guai ancora. No. Andiamo di là. Oh. Ehi, aspetta. Cioè, poi mi alterni ste scene disegnate qui stupende. Ma pensa a te. Sta un po' sfoggiando tutte le sue cartucce questo gioco in questo momento. Siete qui. Stavate giocando nel vostro rifugio segreto ancora? Ci stavamo allenando. Penso che ora possiamo usare la magia. Ah, è così? Fateci vedere allora. Wow.
Vieni vicino, più vicino, Zayn. Apri il tuo palmo e concentrati. E tu, Valir? Per cosa ti stavi allenando? Quando ti stai allenando, insomma, come ti stai allenando? Ogni giorno, scommetto che sono più forte di te ora. Ah, sono sicuro, vieni qui. E gli ha messo proprio il braccio per farsi colpire. Oh, easy now. Non posso dirlo al capo master se tu mi colpisci, mi batti ora. E Zayn ha fatto un salto indietro. E questo è Garla. Fantastico Zayn, ce l'hai fatta. E poi eccolo qua il capo master. Solstice War, guerriere del solstizio. Se avete finito con i vostri doveri da babysitting, vorrei ascoltare il vostro rapporto. Bene, Headmaster. Ok, gli accazziati. Possiamo venire anche noi? Credimi. Fino a quando tu non sarai entrato nell'accademia, tu non vorresti, insomma. Andiamo, Blue Gaves. Va bene, questo ci fa vedere uno spaccato di 10 anni prima. E 10 anni dopo siamo all'avventura, senza Garla però, con solo Zayn e Valir. Ehi, la luna piena è sorta. È vero? Voglio andare alla caverna proibita ancora. Ci abbiamo già provato, non possiamo aprirla. Sì, ma l'ultima volta abbiamo deciso che forse la luna piena potrebbe rendere la luna più sensibile. Sono sicuro che funzionerà e Moraine ne sarebbe impressionato. Prendiamo voi due in allenamento e vabbè, prenderà voi in allenamento, potremmo lasciare quest'isola. E se invece noi diventassimo pazzi e ritardassimo il nostro allenamento intanto? No, non c'è modo. Ce ne preoccuperemo dopo che l'avremo aperta. Se l'avremo aperta. Ok, andiamo. Perfetto. Sì, interessante. Non so dove sia questa grotta, ma credo il percorso sia abbastanza obbligato. Quindi ci muoveremo. E questa è la mappa che vi dicevo. Quindi la possibilità di muoverci all'interno delle... Queste mi fanno impazzire, mi piacciono tanto. Soprattutto, adesso non credo sia possibile in gioco, poi se qualcuno lo sa me lo dica, viaggiare su dei mezzi, le navi, gli animali volanti, come si faceva anche in Ni no Kuni, ad esempio, giochi del genere. Ok, qua si salva, di nuovo. Quindi save. E ci dà anche l'ora di salvataggio. Ok. Abbiamo il gold, il livello. Va bene, andiamo. E questa sarà l'avventura, vediamo. Proviamo. È tempo per uno snack. Ma non ho fame. L'abbiamo mangiato qualche minuto fa. Non sembri un vero avventuriero se non mangi uno snack durante il percorso. Ho fatto qualcosa di speciale per l'occasione. Un sandwich. Wow, era veramente buono. No, davvero, non scherziamo. Sono felice di saperlo. È la marmellata usata dal germoglio del Celestial Willow. Potresti andare nei guai per questo. Solo se te lo dico. Va bene, dai, proviamo ad aprirla. Allora, l'inglese bene o male, se vi prendete il tempo, quindi non avete la fretta che io, perché in video non posso stare qui 6 ore a cercare di capire le parole che non conosco, che poi ovviamente non le conoscete, vi informate, sapete cos'è, andate avanti easy. Però non è neanche così difficile, ci sono giochi molto più difficili. Quindi ci si può passare sopra, ma so che tanti non ci passeranno sopra questo discorso e aspetteranno la traduzione, è legittimo anche questo. E sicuramente io lo valuterò di giocarlo e finirlo totalmente una volta tradotto, perché spesso mi capita che torno, sono stanco, non ho voglia di star lì a... Anche se in realtà c'è dietro un discorso di crescita personale nelle competenze, nelle skill, soprattutto nella lingua inglese, che non mi dispiace, né mi rendo conto che cimentandomi spesso in giochi in inglese sto migliorando.
Quello senza dubbio. Poi il miglioramento è tendente a infinito perché si migliora sempre di più e c'è sempre qualcosa che non si conosce. Però quando ogni tanto mi rendo conto di giocare qualcosa in inglese e non rendermene conto, mi fa molto piacere. Va bene, siamo nella caverna proibita, siamo riusciti ad aprirla ed entriamo. C'è qualcosa di là, c'è tipo un binario, qualcosa. Sono mostri, nascondiamoci. Io pensavo che Evermist Island fosse sicura. Dovremmo tornare indietro, sembrano pericolosi. Sì, buona idea. Però ci hanno circondato e quindi ora si combatte. Questo è male, siamo circondati. Forse potremmo usare i nostri poteri. Non siamo pronti per questo. Ma non hai alternative? Io non so, solo provare. Ok, fammi concentrare. Sta preparando qualcosa. Come on, come on. Zale. Oddio, hanno colpito Gay. Garl. My eye, il mio occhio. Ecco perché non lo troviamo. Non posso vedere. Non c'è via d'uscita, è niente. Mi sa che ci lascia le penne Garl qua. È per quello che non lo troviamo dopo. So, eravate così, eravate voi. Siete voi. Sì, ci cazzierà adesso. Headmaster, Gal ha bisogno di aiuto. Lo ha colpito. Ah, mi sento meglio. Come ognuno nato in Mooncrater, un bambino regolare come Gal, ha bisogno. Allora, scusate, eh. Come ogni bambino normale nato in un cradle, come Garla, ha bisogno di non immischiarsi negli affari ok. Lo sta cazziando perché probabilmente lui non ha il diritto di fare quello che potranno fare gli altri due. Vabbè, la lezione vi si è. E gli altri due invece dicevo che siete ansiosi di ricevere l'addestramento, quindi seguitemi. E l'ho ammazzato bene lui, Garla, poveretto. Peccato perché mi aspettavo un inizio più eroico dove loro scoprivano i loro poteri, li imparavano a usare, sorprendevano tutti, invece no, lo riporta a casa. Si tratta bene la ferita. Se il dolore non passa, torna da me. Capito, Ernest. Non vedete il vostro amico per molto tempo. Se avete qualcosa da dire, ditevelo voi, insomma. Non può venire a stare con noi. Per quanto tempo non li vedrò? Una settimana, ad esempio? No, richiederà anni per entrare nei. Anni? No, ma. I tuoi amici hanno molto da imparare. Suggerirei di prendere tempo per rifletterci. Va bene. Non dimenticatevi di me, mai. Ma sapete che mette anche un po' di sensazione? Perché comunque è rappresentato bene, non è fredda come grafica. E anche il fatto di lasciare quell'amico lì mi dispiace e spero poi che la storia ce lo faccia rivedere dopo. Ed è probabilmente uno dei motivi per cui questo gioco ha preso tanto, perché è raccontata bene, è uno dei più giochi di ruolo di stile combattimento a turni che chiamano JRPG più belli degli ultimi mesi. Va bene, quindi adesso seguiamo questo sorta di genio delle tartarughe, come si chiama? Benvenuti alla Zenith Academy. In questo palazzo posto antico di conoscenza imparerete tutto quello che avete bisogno di sapere per diventare dei veri guerrieri del solstizio.
Stavamo aspettando tanto, così tanto per questo. E come cominciamo? Quando cominciamo? Domani, crediamo sia una, ci sia bisogno di una introduzione nell'ordine. Attenzione, ora. Ma si sale ancora? Ma mi ha proprio colpito la rappresentazione dei disegni. Quando ha fatto la scena un po' tipo anime, non me l'aspettavo. Benvenuti nella classe nel cielo. È bellissimo. Sento una strana risonanza come quando ho aperto la caverna proibita. Buono per te che l'hai notato. Andando più vicino alle stelle, aiuta le nuove reclute a prendere confidenza con le loro abilità innate magiche. Questo mostra una grande promessa, insomma. Sì, siete due promettenti in sintesi. Sento un po' bruciare. Non hanno idea di quanto potenziale hanno. Probabilmente è meglio per loro, ok. Ora, questo è stato fatto solo per lo spettatore, per il giocatore, questa frase, perché uno non si gira e lo dice a se stesso. Ora, in molti anni che ho speso alla Zenith Academy, imparerete dei doveri incombenti con i guerrieri del solstizio, della magia che siete destinati a portare e il male che dovete ripulire. Impareranno come combattere? Sì, spenderete i vostri giorni allenandovi e studiando. Ma più molto importante è il Sea Wing, che credo sia il cucito. È noioso, sì, vi assicuro, è noioso, ma è un incarico regolare. Perché dovrete cucire il vostro, vabbè, sì, insomma. Ma prima dovete imparare i vostri doveri, allenarvi fino a quando non vi sentite, fino a quando vi faranno male le vostre braccia, insomma. Va bene, qua ci sta parlando di Sea Wing, quindi dovremmo farci una sorta di tunica. E va bene, torniamo giù. Spenderete molto tempo in questi hall, in questi corridoi, quindi sentitevi a casa. Alla sinistra c'è la training room, andrete lì domani, come prima cosa nella mattina. Questa è la via per la mia camera, è off limit. E alla destra ci sono i dormitori. Va bene. Sentitevi liberi di guardare in giro, buonanotte. Bene? Andiamo ai dormitori e salviamo la partita. L'Accademia di Hogwarts, insomma, una roba del genere. È carino, bellino. La salviamo la partita. Ragazzi, Sea of Stars sembra veramente promettente. Ovviamente non sono riuscito a tradurre tutto. Non è un inglese eccessivamente difficile comunque. E lascia il tempo di leggere, quindi è gradevole, ma so che tanti non lo giocheranno per questo. Confido che magari, se qualcuno ne sa di più, me lo faccia sapere, ma confido che in futuro magari qualche traduzione arriverà. I testi sono tanti, sicuramente, però non è un gioco sterminato, quindi magari non ci vorranno neanche anni a tradurlo, però il gioco è assolutamente promettente, le animazioni in pixel grafica sono fatte veramente benissimo. Il gioco non costa poco perché se parliamo di 34 euro di gioco può valerli, beh, visto l'impegno che c'è stato dietro ci può anche stare. Poi tanti lo reputeranno troppo costoso, sicuramente, calcolando non è in italiano, scaffale, balle varie. Vabbè, al netto, se un gioco è fatto bene e sta avendo il successo che sta avendo, 34 euro probabilmente in tanti l'hanno pagato, vuol dire che li vale. Fatemi sapere anche voi il vostro parere qua sotto nei commenti, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!